Buon pomeriggio a tutti. Allora, vediamo un attimino qual è la procedura per poter, diciamo, entrare nella piattaforma Edmodo, che è la piattaforma che utilizzeremo in questo corso. Allora, la prima operazione da fare è entrare in internet. Si può utilizzare sia Chrome o anche Firefox, indipendentemente, o anche Explorer. Noi oggi utilizzeremo Chrome. Allora, clicchiamo due volte sul comando Chrome per entrare in internet. Attendiamo. Una volta entrati qui, possiamo scrivere in qualsiasi motore di ricerca o Google, anche in questo caso Yahoo. Scriviamo Edmodo. Clicchiamo, ecco Edmodo sito ufficiale. Clicchiamo, scegliamo il sito ufficiale di Edmodo. E esatto, è questa la grafica che ci aspettiamo, è questa ragazzina, questa maglietta viola. A questo punto noi dobbiamo andare direttamente ad Accedi, non è necessario questa parte poi la vediamo più avanti. Allora, clicchiamo su Accedi e ognuno di voi, nella parte del nickname, nella parte principale qua, dovrà cliccare il suo nome e il suo cognome. Io ho creato un utente fittizio per fare questa prova che si chiama Pippo Pappo. La password è uguale per tutti per adesso, poi ognuno se la cambierà in una seconda fase. E la password è da 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Facciamo accedi. Qui ci chiede di salvare la password, noi non la salveremo chiaramente se non siamo nel nostro computer, mentre se siamo nel nostro computer volendo la possiamo anche salvare, così la prossima volta che dobbiamo entrare nella piattaforma non sarà necessario ridigitare tutta la password e il nickname. Allora, vedete, siamo entrati nella piattaforma. Qui c'è il saluto, ciao Pippo Pappo, naturalmente nel vostro caso troverete ciao il vostro nome, il vostro cognome, e come vedete in questa parte qua, groups, che sarebbero le classi, io Pippo Pappo sono iscritto solo a questa classe che si chiama Formazione Docenti Gruppo 2 Lentini. Clicco sulla classe, doppio clic sulla classe ed ecco che sono entrato dentro la classe. E la struttura della piattaforma è abbastanza semplice, ricorda quella di Facebook, no? Ci sono i post, io ho inserito due post, vedete? C'è il nome di chi ha inserito i post, in questo caso il dottor Zarbano, a chi è indirizzato il post, a tutto il gruppo della formazione docenti gruppo 2 Lentini. C'è un messaggio di benvenuto e poi un ulteriore messaggio che poi vedremo più avanti. Allora, cosa dire su questa piattaforma? Io il consiglio che vi do appena siete entrati in questa piattaforma è cambiare la password, perché chiaramente la password l'avete tutto uguale, per cui chiunque potrebbe entrare nel vostro profilo e questo qua crea confusione, potrebbero esserci delle situazioni non piacevoli. Allora, come si fa a cambiare la password? Si entra sull'account, profilo. Anzi, non profilo, ma setting del profilo, e si clicca su password e c'è, prima si deve cliccare ovviamente la password corrente, che nel vostro caso è da 1 a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Successivamente si deve inserire due volte la nuova password. Questa è un'operazione che comunque si fa normalmente anche in altre situazioni, per cui non ha bisogno di particolari spiegazioni. Io per adesso non la cambio la password, lascio quella che è, per cui ritorno alla home page. Allora, cos'altro dire su questa piattaforma? Torniamo all'interno della classe e cominciamo a vedere un attimino. Allora, questa parte che vediamo qui è ovviamente il nome della classe, il nome che uno potrebbe con questa piattaforma potrebbe anche seguire più corsi in classi diverse. Questa parte c'ho scritto appunto il nome della classe e qui c'ho questi tre comandi: post, folders e members. Ovviamente i post sono l'elenco di tutti i messaggi che poi man mano si andranno a porre qui in questa fase, in questa parte sottostante. Folders
Folders invece vuol dire cartelle, è il materiale che il docente ha messo a vostra disposizione. Vediamo che in questo caso io ho parecchie cartelle, ma la prima, per esempio, che è quella che siamo più interessante, quella che ci serve di più per adesso, è il calendario e il programma del corso. Se noi clicchiamo su questo comando e poi clicchiamo su questo file, che è un file PDF, vediamo che si apre appunto un file PDF in cui potremo andare a vedere l'elenco dei partecipanti e il calendario per ogni gruppo con tutte le date, gli 8 incontri per il gruppo di Lentini e per il gruppo di Carlentini. Successivamente, nella parte sottostante, possiamo vedere gli argomenti che saranno svolti incontro per incontro. Per esempio, nel caso nostro, questo qui è il primo incontro. E come vedete, il primo argomento è la piattaforma Edmodo, che è quello che stiamo facendo adesso. Poi successivamente passeremo ad altri argomenti che sono qui rappresentati, così come per l'incontro 2 e l'incontro 3. Così ognuno di voi potrà in qualsiasi momento andare a controllare e vedere quello che si farà nella lezione successiva. Torniamo all'interno della nostra piattaforma. Per andare indietro e vedere le altre cartelle, basta cliccare su questo pulsante e nuovamente su Folders. Ecco che qui abbiamo, per esempio, delle altre cartelle che man mano che faremo il corso spiegheremo anche cosa servono e che cosa ne utilizzeremo. Per adesso vi do un consiglio di andare a vedere i materiali sul Piano Nazionale Scuola Digitale. Qui ci sono dei vari materiali che poi man mano voi andrete a vedere. Perché il futuro, i prossimi 2 anni per noi saranno, tutta la nostra formazione passerà attraverso le cose scritte qui in questa documentazione. Facciamo un esempio molto semplice: chi è l'animatore digitale? Per esempio, cliccando su questo animatore digitale comparirà un filmato. Questo filmato poi naturalmente questo filmato voi lo vedrete con calma, ve lo potete vedere, ma diciamo sono i materiali che in questo modo si possono essere appunto dei filmati, ma possono essere anche dei documenti, come in questo caso, possono essere dei link a dei siti. Diciamo è tutto un materiale, come se fosse una sorta di biblioteca, di piccola biblioteca, dove tutti i materiali che ci sono inseriti qui servono appunto per potersi fare un'idea. Su quello che sarà, diciamo, la formazione di questo piano digitale, Piano Nazionale sulla Scuola Digitale. Quest'altro pulsante invece, membri, fa vedere tutti i membri della classe. Naturalmente, io consiglio di inserire un'immagine all'interno per ognuno, per avere poi una, non tanto per un motivo di esibizionismo, ma soprattutto per una comodità, perché poi quando ci saranno i vari posti, i vari interventi, uno vede l'immagine. Come inserire l'immagine? Semplicissimo, si può sempre andare sull'account profilo e cliccare qui sull'immagine, vedete? Cambiare l'immagine. Naturalmente per fare questo vi chiede la password 123456 in questo caso. Noi gliela diamo. E successivamente, compatibilmente qui con la velocità della connessione, possiamo o inserire la fotografia reale, che è quello che io vi consiglio, oppure modificare un avatar, un disegnino che ci rappresenta. Però anche con il discorso degli avatar, poi ci saranno molti avatar che sono simili e non ci danno l'idea di chi è effettivamente che sta parlando. Ma io vi consiglio di inserire una foto. Allora, chiudiamo questa fase perché non ci interessa e andiamo a vedere questi tre pulsanti invece. Allora, questo tre pulsanti dove c'è la casetta mi riconduce alla home page, alla pagina iniziale, dove però io devo rientrare poi nella classe, chiaramente. Mentre i progressi, questo qui sarebbe una sorta di registro su cui se il docente assegna dei compiti, poi gli alunni eseguiranno questi compiti, il docente darà una votazione e attraverso questo pulsante si vedranno le votazioni in percentuale con i progressi. Ma in questo corso credo che non agiremo in questo modo, questo qua è più adatto, diciamo, a una classe reale con degli alunni giovani, con una classe di scuola. Ma
Magari questo qui poi lo userete con i vostri alunni se utilizzerete questa piattaforma. Questo qui invece è il backpack, è uno zainetto. Se io clicco sullo zainetto non è altro che una zona dove voi potete inserire dei file, dei link e il vostro contenitore, in modo tale che in qualsiasi momento, in qualsiasi computer vi connettete alla vostra classe virtuale, troverete sempre gli stessi materiali. Allora, torniamo alla home page. A questo punto credo che si può iniziare chiaramente a lavorare. Allora, farete voi adesso questo esperimento e farete esattamente quello che ho fatto io, solo che invece di utilizzare Pippo Pappo, ovviamente utilizzate il vostro nome e cognome senza spazi direttamente in questa parte. Adesso io. Naturalmente, quando si finisce di lavorare si deve anche fare il logout, come abbiamo fatto il login è l'entrata e il logout è l'uscita. Questo ce lo dobbiamo ricordare, altrimenti chi entrerà in questo computer la prossima volta potrà entrare al vostro posto. Allora, stavo dicendo questo, quando vi compare questa ragazzina con la maglietta viola, dovete fare il login, in questa parte dovete scrivere il vostro nome e cognome, tutto attaccato senza spazi, e nella parte sottostante la password da 1 a 6 che poi cambierete. Appena farete, cliccherete sul login e entrerete nel vostro profilo. Grazie e buon lavoro.